Buonasera. Gli ospiti dei quali avevo annunciato l'altra settimana la presenza in studio per questa sera sono tutti qui, hanno aderito al mio invito, li ringrazio e sto per presentarveli. Mi sembra però doverosa nei confronti di questi ospiti una precisazione. Questa trasmissione nasce come viaggio nel paranormale. Il paranormale, cioè quel complesso di fenomeni, quella tipologia varia di fenomeni che la scienza non ha spiegato o non ha ancora spiegato. Nel presentare questo ciclo di trasmissioni mi ero chiesto provocatoriamente, retoricamente, la settimana scorsa, cosa c'è di vero nei fenomeni della parapsicologia e qual è il giusto atteggiamento e qual è l'atteggiamento nel quale porsi di fronte a questi fenomeni. Indubbiamente tutto ciò che è nuovo, tutto ciò che è scomodo, tutto ciò che non è spiegato fa spesso paura. Cioè allora chi rimuove questi fenomeni nega addirittura che si siano mai verificati, che si siano prodotti. È un atteggiamento che dicevo sbagliato. C'è poi chi demonizza tutto il paranormale citando episodi peraltro veri di messa in scena fraudolenta, di prestidigitazione, di mistificazione. E c'è chi si avvale del paranormale per quasi smentire o per una rivincita nei confronti di un atteggiamento scientifico dell'uomo. Mi sembra anche una posizione abbastanza sbagliata e sciocca. Infine c'è chi guarda al paranormale per un proprio bisogno di credere come la dimostrazione del trascendente. Noi scegliamo invece di essere, se permettete, seri. Noi vogliamo saperne di più, vogliamo testimonianze e le chiediamo questa sera ai nostri ospiti. Mi rendo conto che parlare di un personaggio come Sai Baba, nel senso del miracolistico, nel senso del prodigioso, nel senso della materializzazione, è per voi riduttivo. Anche se la dichiarata intenzione di questa trasmissione è quella appunto del viaggio nel paranormale. Noi ci chiederemo questa sera con voi e grazie a voi, alla vostra esperienza, ai vostri studi, chi è veramente Baba, oltre il prodigioso. È un grande maestro di pensiero, è il latore di un messaggio, secondo, allineandosi quindi ad una tradizione, la tradizione orientale, indiana, o comunque è un maestro spirituale. Oppure è, come molti di voi pensano e sostengono, una divinità incarnata. Il Cristo, il successore di Cristo, di Maometto e di altre divinità. Oppure è, come a noi sembra di poter affermare tranquillamente, un personaggio dai poteri particolari. Infine potrebbe essere un uomo, un santo, in cui ciascuno di noi, o l'umanità in generale, proietta le proprie aspirazioni, le proprie speranze per un futuro migliore, e in questa proiezione già l'umanità si sente sollevata, si sente migliore. Voglio girare ai miei ospiti queste domande, cioè proprio, come ho già detto, a coloro che hanno visitato, avvicinato e studiato Baba. Alla mia destra Mimmo Calandruccio, sceneggiatore romano. Poi Giordano Bruno Ciccarelli, pescarese, o almeno residente a Pescara, ex dirigente industriale, studioso di storia comparata delle religioni. Giancarlo Rosati, alla mia sinistra, medico a Parma, autore di un libro, L'uomo dei miracoli, interpretazione rivoluzionaria della vita e della paranormalità di Gesù. Quindi l'accostamento con Gesù è in un certo senso non solo quello della divinità, ma anche quello dei fenomeni parapsicologici. E sempre all'estrema sinistra di questo tavolo, Francesco Polenghi, uomo d'affari milanese. Nello stesso studio, tre gentili signore, per ragioni di spazio, non per ragioni di segregazione di alcun tipo, sono nell'altro angolo dello studio. Ve le presento, rispettivamente, Ada Foresta di Teramo, dipendente dello Stato, mi sembra, del provveditorato agli studi, e poi la psicologa di Parma, Luciana Chezzi, e la signora Paola Polenghi di Milano. La curiosità è tanta, ma la prima curiosità
che immagino venga dal nostro pubblico è quella di sapere perché si parte dall'Italia, da Milano, da Pescara o da altre località e si va, in questo caso in India, alla ricerca di qualcosa. Che cosa nel caso suo, Calandruccio? Beh, perché si va in India? Perché si va a trovare Bamba, dice lei. Io credo che in fondo i motivi in superficie all'esterno possono essere i più vari, ma in fondo penso che si possano sintetizzare in questo concetto. Noi abbiamo bisogno di certezze. Noi, gli uomini, dico in generale, anche l'uomo più realizzato, l'uomo realizzato nel lavoro, nella famiglia, ha dentro di sé qualche cosa di incompiuto, qualche cosa di irrisolto. Cerca la soluzione a questa incompiutezza, cerca un punto fermo, cerca la verità. Baba è una incarnazione, come diceva lei, e va inteso in questo senso, è l'incarnazione di un principio, il principio dell'amore. E badiamo bene, non il sentimento dell'amore, il principio dell'amore, cioè l'amore onnicomprensivo. Noi abbiamo nel cristianesimo, nel cattolicesimo, una immagine di Gesù, il cuore di Gesù, che è raffigurato con un grande cuore da cui si irradiano per 360 gradi dei raggi. Simboleggia appunto questa dimensione, la dimensione dell'amore onnicomprensivo, l'amore che ha superato l'io e il mio, che ha superato la personalità, l'individualità. Questo coincide con la verità, con la certezza. Noi andiamo da Baba per questa ragione, perché vogliamo andare a toccare con mano che cosa significa incarnare il principio dell'amore, incarnare questa coscienza così espansa. Senta, ma lei era partito alla ricerca di questa coscienza o ha trovato questa coscienza essendo partito da un'altra ricerca? Sì, io, come dicevo prima, in superficie la ragione allora era un'altra. Ecco. Era questo interesse, era la curiosità, ma alla base c'era questa necessità, questa voglia di certezza, di toccare con mano, di sperimentare. E questo non vuol dire proiettare in Baba, perché poi Baba, quando lo abbiamo contattato, non fa che rimandarci a noi per trovare quella certezza. Lo diremo. Ecco. Quindi mi sembra di aver capito che lei ha trovato quanto cercava. Beh, io dico, non voglio dire questo, dico che sono molto più tranquillo di quanto non lo fossi. Grazie. Prima di conoscere Baba. Giordano Bruno Ciccarelli, qual è la sua ricerca invece? Qual è il suo punto di partenza e qual è, almeno provvisoriamente, il suo punto di arrivo? Io chiedo scusa se faccio una piccola premessa personale. Io sono stato battezzato con due nomi, Giordano e Bruno, perché mio padre era un uomo colto e lungimirante. E imponendomi questi due nomi, lui ha reso omaggio a un Giordano Bruno, morto sul rogo per amore della verità. Giordano Bruno era un frate domenicano, lui apparteneva a quell'ordo Veritatis, il cui motto è contemplata avis tradere. Da questa ricerca... Vogliamo tradurlo? C'è l'ordine della verità, perché i domenicani sono considerati fra i vari ordini monastici i dotti, che con il loro motto contemplata alias tradere, il loro motto, cioè quello di dare agli altri quello che loro hanno contemplato con i loro studi e con la loro visione del divino. In omaggio di questa verità io mi sono sempre dedicato allo studio comparato delle religioni. Prego di non credere queste parole molto pompose. Io non sono un teosofo, non sono un filosofo, ma uno studioso che ha voluto approfondire quello che è stato, è vero, il pensiero dell'umanità, perché l'uomo fin dai primordi ha sempre avuto questo desiderio di conoscere tutto quello che era al di sopra, al di fuori di lui e di cui non riusciva
a darsi una spiegazione. E così noi abbiamo l'egittismo, cui espressione principale noi troviamo nell'Ermete Trismegisto, e dopo l'egittismo abbiamo l'induismo, il buddismo, l'islam, torni al suo viaggio, il cristianesimo, eccetera. Tutto questo a un certo momento mi ha dato una certezza, che tutte le religioni hanno qualche cosa di vero, ma che non tutto ciò che dicono le religioni è vero. Cioè io sentivo il bisogno di un salto di qualità, cioè di trovare qualche cosa che riunisse tutti questi pensieri. E così, per un caso fortuito, un giorno io ho saputo dell'esistenza di Sai Baba, il cui vero nome completo è Sri Bhagavan Satya Sai Baba. Poi in un prosieguo magari diremo che cosa significa esattamente. Come, scusi dottore, come ha saputo di Baba? È stato un incontro fortuito. Un incontro fortuito durante una partita di tennis. Come vedete, le vie del Signore sono infinite. O le vie del tennis sono infinite. Va bene. E ho sentito una persona che diceva di essere stato da questo Sai Baba, che aveva fatto questo viaggio in India e parlava, è vero, di certe qualità. Ma non è stato tanto quello che ha detto, ma un libro che mi è stato dato. È un libro scritto da Mario Bianco, Un viaggio alla ricerca di Dio. Io ho letto con attenzione quel libro. E pur la prima volta avendo riscontrato qualche cosa che lasciava delle perplessità, mi ha convinto che la migliore cosa per conoscere è quella di provare di persona, di andare, non il sentir dire. Ma già era consapevole, era alla ricerca di questo salto di qualità, era già studioso delle religioni. Certo, benissimo. Certo, solamente che io non sapevo dove trovarlo, non sapevo. Allora sono partito, la cosa migliore, partire e andare in India. Sono andato la prima volta e sono stato 2 settimane. E lì ho osservato tutto ciò che Sai Baba diceva, faceva, vedeva, infondeva. E tutto ciò che gli altri sentivano. Ma io sono rimasto ancora a riflettere, come uno studioso. E Dio ha dato la ragione all'uomo. Ed io, in nome della ragione, facendo funzionare la ragione, onoro il Dio. Ecco. E dopodiché ci ho ripensato, ho ristudiato e sono ritornato da Sai Baba. Quante volte è stato? La seconda volta ci sono stato 2 mesi e 11 giorni. Lei, Calandrucci, quante volte è stato? Io sono stato 7 volte. Già 7 volte. D'accordo, riprenderemo questa sua testimonianza. Prego. Dottor Rosati, un settimanale illustrato italiano, in occasione proprio di un viaggio nel paranormale, in una puntata ha parlato di Baba e lei è stato citato. Si parla di un suo viaggio, quasi si potrebbe dire, per una giusta curiosità scientifica. È così? Sì, parlare di Sai Baba, di un personaggio così sconvolgente e straordinario, è scomodo e difficile. Scomodo perché dopo aver raccontato quello che abbiamo vissuto, quello che abbiamo toccato con mano, qualcuno penserà di essere di fronte a dei visionari. Difficile perché non abbiamo le nozioni scientifiche per comprendere il meccanismo intimo attraverso il quale Sai Baba opera nel mondo dell'invisibile. Conosciamo le leggi che governano il macrocosmo, cioè il mondo che cade sotto i nostri sensi. Conosciamo parzialmente il mondo, le leggi che governano il mondo subatomico. Poi dobbiamo fermarci ai bordi di una grande vallata e assumere l'atteggiamento dell'osservatore, cioè di colui che guarda senza capire. Perché in effetti ci troviamo di fronte a qualche cosa veramente di sconvolgente. La produzione paranormale di Sai Baba è così vasta che lascia addirittura inizialmente perplessi. Sai Baba, voi sapete innanzitutto che in parapsicologia i fenomeni paranormali vengono divisi in 2 grandi famiglie. Da una parte i fenomeni cognitivi, telepatia, chiaroveggenza, cioè la lettura del passato e del futuro, e dall'altra una grande famiglia di fenomeni psicocinetici, in cui il sensitivo ha la capacità di manipolare la materia o l'energia. Abbiamo così materializzazioni, apporti, dematerializzazioni, senza parlare poi delle guarigioni psichiche, degli interventi di chirurgia astrale, bilocazione, cioè la presenza contemporanea di un individuo in più luoghi. Sai Baba raccoglie, racchiude in sé
tutti i fenomeni contemplati dalla parapsicologia, ma non solo. C'è anche qualcosa di straordinario che non viene contemplato da questa scienza e che è la rianimazione del cadavere, quella che normalmente viene conosciuta come resurrezione del corpo. Ecco, oggi così, mentre il laser affonda nei tessuti cerebrali e il microscopio scopre il mistero del DNA o le nostre navicelle navigano alla ricerca di galassie nuove, c'è un uomo che si propone al mondo con gli stessi miracoli che hanno sconvolto la Palestina 2000 anni fa. Scusi dottore, in questa elencazione, perché poi avremo modo di parlarne, visto che l'intento dichiarato nostro è appunto questo, forse potremmo aggiungere questo particolare: guarisce assumendo il male su di sé. Questo mi ha colpito. Ecco, è difficile così da un punto di vista scientifico fare delle verifiche rigorose, anche perché se non troviamo giustificazione nella materializzazione, cioè nella creazione della materia, e le nostre leggi non ci consentono di capire il fenomeno, per quanto riguarda la guarigione psichica il discorso è diverso, perché sappiamo che esistono delle guarigioni spontanee anche di mali incurabili. L'ultima segnalazione ci viene dalla Francia, 2 o 3 mesi fa, dove un tumore renale già metastatizzato è guarito spontaneamente in qualche mese. Sappiamo anche che ci sono dei meccanismi psichici che intervengono nel determinare e la malattia e la sua guarigione. Per cui è difficile dire che cosa succede. Certo, si ha una documentazione abbastanza ricca di guarigioni avvenute proprio per intervento di Sai Baba attraverso oggetti materializzati, da lui materializzati, come una cenere sacra o un ovulo di giado, di alabastro, il lingam. Però affondare il bisturi all'interno di queste guarigioni è difficile, proprio perché non si riuscirà mai a capire effettivamente cos'è che si è scatenato, il meccanismo psichico individuale oppure un intervento diretto di Sai Baba. È chiaro che le guarigioni sono così, così numerose che non possono essere solo delle coincidenze o dei meccanismi esclusivamente psichici. Mi sembra allora che lei sia andato con questa intenzione, queste spiegazioni scientifiche non le ha trovate, l'ha smentita i fenomeni che le erano stati descritti, non l'ha avuta, però ha conquistato qualcos'altro, ha avuto un altro risultato. Certo, cioè nel momento in cui io sono venuto in contatto con Sai Baba durante un'intervista col gruppo e personale, nel momento in cui mi sono visto davanti una produzione paranormale così ricca e inoppugnabile, io mi sono arreso e ai piedi di Sai Baba ho depositato la mia scienza inutile, perfettamente inutile per spiegare certi fenomeni. Però al di là di queste materializzazioni, di questi fenomeni paranormali, c'è poi tutto un messaggio che chiaramente va recepito e che è quello che in definitiva ciascuno di noi cerca. Il parapsicologo, il filosofo, il religioso, stiamo tutti cercando, volenti o nolenti, coscienti o in maniera inconscia, stiamo cercando questo messaggio. E Sai Baba fornisce questo messaggio, in altre parole, risponde a tutte le domande che ciascuno di noi si è posto nell'arco di una vita, e non è poco. Benissimo. Guardi, prima di passare la parola al dottor Polenghi, sinteticamente, l'episodio raccontato dal settimanale Oggi sul ragazzo epilettico, che lei mi pare abbia seguito anche certo. Come medico. Bene, una mamma chiede a Sai Baba di intervenire per guarire un ragazzo epilettico farmaco resistente. Questo ragazzo aveva crisi comiziali ogni 2 giorni, 3 giorni, e i farmaci naturalmente non potevano ridurre queste crisi. Sai Baba si è concentrato un attimo e poi ha detto: il ragazzo soffre di una alterazione grave della ghiandola pineale. Ha ruotato la mano, ha sollevato l'indice e tra il pollice e l'indice è comparso un ovulo di alabastro. Sai Baba dice: questo rappresenta la ghiandola pineale. Versa dell'acqua sul lingam, su questo ovulo, e fai bere l'acqua 3 volte al giorno al giovane. Non ti preoccupare più per lui, perché il ragazzo guarirà. Bene. Ritornata in Italia, questa signora fornisce il farmaco eccezionale al figlio, il quale per le prime settimane va incontro a crisi convulsive incredibilmente gravi, ogni giorno 1 o 2 crisi, poi improvvisamente le crisi spariscono. Per 42 giorni il ragazzo non ha più crisi, è ospite mio a Parma per 5 giorni, in quei 5 giorni ha una piccola crisi molto banale, dopodiché il tutto scompare. Il padre, non potendo verificare se il ragazzo ha crisi epilettiche durante la notte, compra un apparecchio elettronico da applicare al letto per vedere che cosa succede. Fino a questo momento diciamo che il ragazzo non ha più avuto crisi. Chiaramente per dichiarare un epilettico guarito devono passare degli anni.
ma i risultati sembrano già promettenti. Sorprendenti. Dottor Poleghi, la sua esperienza è anch'essa particolare come quella di ognuno, ma è particolare anche per la durata. Quanti anni lei ha vissuto? Io sono andato per la prima volta nel 77 e poi nell'81 mi sono fermato fino all'87. Sono rientrato il gennaio dell'87 in Italia, praticamente 6 anni. Anche per lei, perché è partito e che cosa ha trovato? Ma il motivo per cui sono partito è perché quando si arriva a una certa età si prova insoddisfazione. Qual è lo scopo della vita? La vita offre una visione limitata, si incomincia a invecchiare e si inizia una ricerca, sia per curiosità sia per bisogno interiore. E allora ho letto di Baba e la cosa mi ha toccato dentro e mi sono recato in India. Sono recato in India, ho visto a Whitefield, a Bangalore, tutta questa gente seduta in silenzio che attendeva e lui che passava tra tutta questa gente e questa gente che dava lui messaggi, lui che diceva parole di amore, di attenzione, e mi sono domandato perché questo personaggio fa tutto questo. Lo fa per soldi? Lo fa per potere? No, non lo faceva né per soldi né per potere, ho capito dopo, lo faceva per creare fede in noi, per Dio, il Dio della nostra religione, per creare amore in noi, per Dio, il Dio della nostra religione, non un Dio nuovo. Cercava in noi, di produrre in noi una trasformazione. Senta, passare 6 anni, mi pare, sì, della propria vita in un villaggio come quello di Puttaparthi, che poi fra poco vedremo in un filmato, vuol dire anche cambiare abitudini, cambiare, certo, il proprio quotidiano, certo, anche il senso della propria, certo, vita. Certo. Ecco, che cosa è cambiato lei da questo punto di vista? Io prima di dire che cosa è cambiato vorrei dire che cosa Baba ha rappresentato per me. Certo. Sai Baba per me ha rappresentato una esperienza spirituale cosciente. Che cosa significa questo? Glielo spiego con un esempio. Prendiamo il mare, mettiamoci dentro un uomo e un bastone. L'uomo è cosciente di essere nel mare, cosciente di essere bagnato, cosciente di essere mosso dalle onde, cosciente di tutto questo. Il bastone non lo è. E questo è quello che succede a una persona quando contatta Sai Baba. La persona diventa cosciente di essere, di avere un'essenza dentro di sé che è il sé interiore, cioè l'anima, che è quella che ci dà la nostra vita. Sai Baba praticamente ci fa capire, in parole molto povere, chi siamo noi, cosa facciamo qui, da dove veniamo e da dove andiamo. Sai Baba ci spiega che noi siamo scintille divine, figli di Dio, redenti da Cristo anche. Ci spiega che noi siamo il sé, veniamo dal sé universale, siamo qui per trasformarci. E cosa facciamo ora, dopo questa trasformazione? Iniziamo quello che si potrebbe chiamare il lavoro in corso, cioè una trasformazione. Dal impermanente, che è questi valori transitori della vita, andiamo verso valori permanenti all'interiore di noi stessi. Quindi è una conquista anche spirituale. Certo. Quando noi abbiamo capito che esiste un'entità superiore a noi stessi, che questa entità è dentro di noi, noi acquisiamo una fiducia in questo sé, in quest'anima, in questo divino. Una tranquillità. Una tranquillità, no, proprio una fiducia. Noi sappiamo di essere qualcosa di molto di più di questo corpo umano, di questa mente. E allora incominciamo a ricercare tramite meditazione, esercizi spirituali, opere di bene, tutte queste, cerchiamo una soddisfazione in questo. In questo essere, in questa scoperta dell'anima. Poi sacrifichiamo questo falso io che noi abbiamo, perché io quando dico io mi chiamo Francesco Poleghi, con che cosa mi identifico? Con un corpo, con una mente, non posso chiamare la mia anima Francesco Poleghi, allora sacrifico questa visione limitata, questo ego limitato, questo io, e inizio un lavoro in corso, cioè un lungo lavoro verso una ricongiunzione con il sé universale. Quindi una coscienza cosmica nuova, un superamento di un atteggiamento egoistico, individualistico. Certo, certo. Benissimo. Vorrei chiedere un attimo alla signora Ada Foresto. Signora, abbiamo sentito queste 4 testimonianze. Queste persone hanno trovato in fondo la stessa cosa, hanno trovato una dimensione nuova. Lei invece poco fa mi diceva che il primo impatto con Sai Baba le ha dato un'altra certezza, di trovarsi di fronte all'aspetto divino del fenomeno.
è un discorso molto difficile. E comunque l'ho sentito subito, perché a parte le straordinarie qualità, gli straordinari prodigi che compie, c'è stato qualcosa che mi è nato dentro, cioè è stata una scoperta che io ho fatto in quel momento. E ho sentito proprio che in realtà quello che si diceva, che avevo sentito altre volte, era vero. Non so perché ho avuto questa certezza, ma l'ho avuta. E questo mi è stato veramente bello per me. Scusi, io voglio farle una provocazione, ma la rivolgo in pratica a tutti. Mi sono chiesto, Baba è, come molti sostengono, l'incarnazione di una divinità, di Dio. E qualcuno giustamente ha precisato che divinità va intesa in un altro senso, non nel senso nel quale noi cattolici siamo abituati a pensarla. Ma mi chiedo, se non ci fosse questo aspetto paranormale, così evidente, così interessante, così eccezionale, potrebbe nascere il sospetto del divino in Baba o in chiunque mostri questi fenomeni? Ma, cioè, non potrebbe lei essere stata suggestionata proprio dall'aspetto meno importante apparentemente, ma più appariscente, che è eclatante, il paranormale? Sì, ma io credo di no. Forse è un errore o è qualcosa che scaturisce vedendo i fenomeni di Sai Baba. Questo potrebbe anche succedere, però si sente che c'è qualcosa che va oltre e che non hanno le altre persone, che magari sono pure dotate di alcuni poteri. In India, per esempio, ci sono tantissimi guru che manifestano le stesse caratteristiche apparenti diciamo di Sai Baba, cioè le materializzazioni vengono anche fatte da molti maestri, oppure alcuni hanno il dono della bilocazione, oppure della trasmissione del pensiero. E Baba, a parte, come ha detto il dottor Polenghi, che ha tutte queste qualità, però cioè emana qualcosa che sicuramente gli altri maestri, gli altri guru non hanno. E io mi sono chiesta anche una spiegazione, cioè personale, a livello personale, e andando indietro, cioè negli studi che ho fatto sulle religioni, mi sono ricordata di avere più volte letto che sarebbe venuto un avatar, cioè una manifestazione del divino, di tanto in tanto sulla terra, e questo per risollevare, oppure diciamo per ristabilire il Dharma, che è la rettitudine, cioè nel momento in cui la rettitudine umana viene meno, ecco che il divino scende sulla terra per ristabilire questo equilibrio. Quindi per aiutare in pratica gli uomini a ritrovare. Il sospetto le viene anche da questa profezia? Beh, più che sospetto, io c'ho. Io lo chiamo giornalisticamente un sospetto. Sì, sì. E voglio chiedere adesso a Luciana Chezzi, che è psicologa, il suo approccio con Sai Baba. Il mio approccio è stato diverso da quello della signora. Io sono andata a Puttaparthi per curiosità. Non avevo letto niente di Sai Baba perché avevo provato, ma i libri che avevo iniziato a leggere mi erano sembrati addirittura noiosi, per cui dopo le prime pagine li avevo tralasciati. Sapevo poco di lui, avevo sentito parlare, però la cosa non mi aveva interessato. Mi ero occupata di fenomeni paranormali, per cui sono andata per vedere la possibilità di trovare una persona capace di fare qualcosa di veramente interessante. E quando sono arrivata, la prima materializzazione a cui ho partecipato mi ha coinvolto immediatamente, perché ho visto che non c'era trucco, cioè non aveva assistenti, non aveva maniche larghe per poter nascondere oggetti o cose varie, c'era una naturalezza nei suoi gesti, un coinvolgimento di tutta la gente. Sicuramente non ho avuto dubbi che fenomeni paranormali c'erano ed erano evidenti, non imbrogliava. Però ho rifiutato il concetto del divino immediatamente, cioè sentire dire è come Gesù, è un'incarnazione divina, mi aveva provocato quasi rabbia, direi. Dicevo, ma ha dei fenomeni, va bene, è bravo, è interessante, però non esageriamo. Poco per volta mi sono accorta invece di questi poteri, veramente, ma mi sono accorta proprio perché
ho avuto una maturazione interiore. Di giorno in giorno sentivo cambiare qualcosa dentro di me rispetto alla presenza di Sai Baba. Sentivo modificare delle cose dentro. Era come se io e lui fossimo in contatto telepatico. Io pensavo una cosa e lui mi rispondeva, mi dava una risposta in qualche modo, rispondendo ad altri, con una materializzazione. Incontravo qualcuno che mi rispondeva a questa risposta. Comunque ho avuto un cambiamento interiore. Per me le materializzazioni non sono state importanti, direi in questo momento posso dire... comunicazione telepatica? Sì, per me sì. La materializzazione mi è servita per fermarmi a guardare, ecco, dirò così. La materializzazione mi ha incuriosito e mi sono fermata. Parlando con lei poco fa, le chiedevo fino a che punto questa folla enorme, che ripeto vedremo fra poco, fa scadere un po' l'aspetto mistico del luogo e dell'incontro. Lei invece mi ha parlato di un assoluto religioso silenzio al quale noi cattolici non siamo abituati. Si entra in quest'ashram dove ci sono 5.000, 6.000 persone ordinate, discrete, tutte sedute in attesa. Si sente proprio nell'aria questa potenza. Anche i bambini sono in silenzio. Si sente veramente la potenza di Sai Baba all'interno dell'ashram. Direi che anche gli animali hanno rispetto di questa potenza. Grazie. Signora Polenghi, suppongo che lei abbia accompagnato suo marito. No, lui viveva là. Io sono andata per 9 volte. Per 9 volte. E sono rimasta una volta 6 mesi. E ho avuto modo di avvicinare Sai Baba tantissime volte. Ogni volta ho avuto l'intervista. E devo dire che il miracolo più grande, a parte le materializzazioni di cui ne ho una al collo... Signora, entriamo nel vivo del discorso televisivo. Ci faccia vedere quella materializzazione. Ma più di questo... Insisto col dire è la trasformazione dentro, il miracolo in te. Questo è indubbio, ma ci racconti di questa materializzazione. Questa materializzazione è la seconda che mi ha fatto. La prima si è tutta come rotta, al che dicevo a Sai Baba che si era rotta e lui mi diceva che era molto felice che si fosse rotta. E l'anno scorso in febbraio me ne ha rifatto un altro, più grande, ed esce dalla sua mano, lui... oscilla la mano e dalla mano esce come una ruota di bicicletta, senza gravità. Quindi è un fenomeno che fa molto effetto, perché rimane rigido fuori dalla mano. Io non riesco a metterlo. E dopo, come è materializzato, lo prende e me l'ha messo al collo. Ma questa materializzazione mi ha fatto molto effetto. Ne avevo viste altre, di anelli, ma questa qui fa veramente molto effetto. Ma insisto, non è importante l'oggetto. È dentro, il miracolo interiore. È un grosso cambiamento. Signora, una curiosità che dobbiamo soddisfare, voglio assegnare a lei questo compito. Il viaggio. Il viaggio... Partendo per esempio da Milano. Partendo da Milano, tutti dicono andare in India costa caro, è difficile. E io posso smentire, perché il viaggio viene a costare col gruppo sul 1.100.000, 1.200.000 al massimo. Quindi tanti viaggi costano di più. Questo è il viaggio andata e ritorno. Là nell'ashram... La vita costa, a spendere 1.000 lire al giorno si fa fatica. Beh. E quindi il soldo non è importante. Chi è chiamato, Swami dice, chi viene da me è chiamato da me. E chi riesce ad avere la fortuna di andare, la spesa non è importante. La ringrazio. Si arriva. La ringrazio. Adesso, prima di entrare nel vivo con questo filmato, vorrei consentire una breve replica. Sicuramente qualcuno di voi vorrà aggiungere qualcosa al suo racconto, vorrà puntualizzare il racconto fatto dagli altri. Calandruccio. Ma io brevemente. Vorrei dire, a proposito della trasformazione che avviene nell'individuo a contatto con Baba, io posso dire di aver notato che certi processi ripetitivi, che sono tipici di un vizio, di un'abitudine, piano piano vengono messi a fuoco, stranamente, quasi senza volerlo. A un certo punto uno mette a fuoco il proprio problema, si vede nella propria incompiutezza e comincia a distaccarsene proprio per effetto di questa osservazione. E questo a me è avvenuto. Mi è capitato, credo, sono per quanto mi riguarda abbastanza sicuro, per effetto di questa presenza, perché io ritengo che un maestro vero, autentico, sia un po' come una tonalità, un diapason, a cui bene o male, volenti o nolenti,
se gli stiamo accanto o se lo contattiamo, finiamo per intonarci. Benissimo, grazie. Lei, Ciccarelli, che cosa da dirci? Ma io dico brevemente. Brevemente, che partendo sempre dalla posizione dello studioso, perché io non sono andato come credente, sono diventato dopo. Bene. Io ho pensato sempre che uno degli errori che commettiamo noi occidentali spessissimo è quello che facciamo partire tutte le nostre cose da Gesù. Cioè abbiamo il calendario gregoriano che comincia da Gesù, prendiamo tutti i paragoni dalla vita di Gesù, eccetera. Ma c'è tutta una religione, c'è tutta una filosofia, c'è tutto un pensiero divino di gran lunga anteriore a questo. E riferendomi a quello che è stato accennato poco fa, leggendo la Bhagavad Gita, che è un po' la Bibbia degli indiani, che è stata scritta 2000 anni prima di Cristo, lì c'è una profezia di questo genere: tutte le volte che la giustizia decade e l'ingiustizia si leva, io emetto una parte di me, dice il Signore, per la protezione dei buoni, per la distruzione dei malvagi, per consolidare la giustizia, io mi rincarno di epoca in epoca. E così noi abbiamo Krishna, abbiamo Zoroastro, abbiamo Gesù, abbiamo Baometto, e oggi quello che è stato Cristo allora è Sai Baba oggi. Ed io questo l'ho sentito in me, perché essendo arrivato lì come scettico, cioè come un ragionatore, adesso sono diventato più pulito, più tranquillo, più libero, in un certo senso devoto, credente. Ma non nel senso, diciamo così, tradizionale bigotto, ma nel senso cosmico dell'universalità che rappresenta Baba e che invita tutti quanti gli uomini a non... Lui dice esattamente: io non ho mai apprezzato la contrapposizione delle fedi. Quindi, né tantomeno. Questo è molto importante. Il messaggio ecumenico di Bava. Il messaggio ecumenico di Bava è questo: io non ho mai apprezzato la contrapposizione delle fedi. Non è assolutamente necessario puntualizzare le differenze fra gli usi, i costumi, le abitudini, le attitudini dei vari popoli. Non c'è assolutamente bisogno, dice Bava, di lasciare il Dio che voi vi siete scelti, va bene? Quando avete visto me e quando siete venuti da me. Si può pregare Dio in qualsiasi modo. La divinità, è stato scritto, manifesta la sua personalità mediante questa o quella rivelazione, che non è altro che quella dell'intelletto. La ringrazio comunque. Aggiungeremo qualcosa al commento del filmato. Poi. Grazie. Sempre in tema di ecumenismo, e le chiederò poi, già prevedo la risposta, che in questo Baba è diverso da Gesù o da Maometto. O Gesù e Maometto sono stati raccontati in maniera sbagliata. Non mi sembra che ci sia un messaggio ecumenico nella parola di Cristo. Ma io... Può rispondermi dopo. Posso rispondere dopo? Sì, sì, perché non si può rispondere con grazie, una sola frase. Grazie, ci pensi. Senta, c'è a proposito di Maometto, c'è una, e questo lo riporta il settimanale a cui mi riferivo, c'è una descrizione, una profezia quasi fotografica di Baba. Sì, le profezie che riguardano Sai Baba sono molteplici. Ci possiamo rifare a 5600 anni fa, quando gli Upanishad avevano previsto la venuta in quest'epoca della divinità, avevano precisato il villaggio in cui sarebbe nato, la famiglia presso la quale si sarebbe incarnata, le varie fasi della sua missione, la sua morte a 96 anni. Quella di Maometto è fotografica. Maometto, nell'Oceano della Luce, al volume 13, dice: colui che mi ha mandato, tenete presente che Maometto si proponeva come profeta, messaggero, inviato del Signore, dichiara: colui che mi ha mandato verrà dopo di me e lo riconoscerete perché avrà una chioma come una corona, il viso sempre ben rasato, un neo sulla guancia, vestirà due abiti color fiamma, materializzerà piccoli oggetti che donerà ai devoti, chi lo vedrà verrà coinvolto da questa gigantesca onda d'amore e di sapienza, vivrà fino a 96 anni. C'è proprio un profilo somatico di Sai Baba. Benissimo. Un'altra cosa volevo chiederle: questa Maometto, come Gesù, ha avuto anche questi aspetti del paranormale?
Studiando così l'islamismo, vengono attribuiti a Maometto alcuni miracoli, così come vengono attribuiti a Gesù. Teniamo presente che Maometto è stato allevato prima dal gruppo nestoriano cristiano, poi dalle scuole orientali, quindi attinto dal sistema filosofico indù, dai Veda, così come sembra emergere da documenti recenti che anche Gesù abbia attinto da questo sistema filosofico. Grazie. Io vorrei ribadire un momento quello che lei prima chiamava la divinità di Sai Baba, no? Vorrei spiegare che noi possiamo osservare Dio da un punto di vista di due concetti: un concetto trascendente in cui vediamo Dio fuori di noi e un concetto immanente in cui vediamo Dio in tutto. Quando noi chiediamo a Baba, e questo è scritto, tu sei Dio, lui risponde in questa maniera: sì, io sono Dio, ma sei Dio anche tu. Io lo so di essere Dio, sono cosciente di essere Dio, perciò posso fare miracoli e tutto e gestire queste cose. Tu sei in uno stato di ignoranza ed è lo scopo della tua vita capire questo ed arrivare all'unione col Supremo. Perciò Baba ci parla da un punto di vista immanente. Da un punto di vista immanente esiste solo puro spirito e energia, ed è il puro spirito dal quale viene emanato tutto. Ho capito. È una giusta puntualizzazione. Grazie. Questo è molto importante. Certo. E una puntualizzazione dalla signora Ada Foresto, che sia breve. Ha qualcosa da ribadire a quello che è stato detto? Io sono perfettamente d'accordo, mi esprimo in questo senso. Ecco. Quindi avendo trovato, come lei diceva, la divinità, fra virgolette, intendeva anche dire di aver sentito questo clima, sì, di contatto con le altre parti, con l'immanenza della divinità. Sì, sì, senz'altro, in maniera abbastanza evidente per me. Sì. E lei, dottoressa? Io mi dovrei ripetere, ma anch'io ho trovato qualcosa veramente di straordinario e direi che è iniziato un processo evolutivo dentro di me. Ogni giorno riesco ad avere delle risposte diverse alle domande che mi pongo, proprio a livello di spiritualità, diciamo, anche ecco, se sono molto indietro. Chiedo a lei questo, che mi sembra importante: il contatto con Baba forse non ha bisogno del viaggio in India? No, direi proprio di no. Anzi, io sono contenta di essere andata in India. Vado volentieri, come andrei volentieri a trovare una persona cara, però me lo sento molto vicino qua, cioè io mi sento in contatto con lui sempre, in ogni momento, cioè non ho bisogno di andare in India e credo che possa essere così per tutti. Grazie. Signora. Anch'io posso dire la stessa cosa. Certo, quando si va là, lui dice: venite, io vi carico le batterie. Ecco, questo è un aiuto momentaneo. Qui è sempre presente, in mille momenti. Benissimo, stiamo per mandare in onda il filmato, ma il dottor Rosati mi chiede di aggiungere qualcosa. Io volevo aggiungere qualche cosa sul riconoscimento della potenza divina di Sai Baba, cioè Sai Baba come incarnazione di Dio. Noi siamo, brevemente, siamo abituati a riconoscere Dio in un personaggio che possiede tre caratteristiche: l'onnipotenza, l'onniscienza e l'onnipresenza. Nel momento in cui incontriamo un personaggio che ha queste tre caratteristiche, siamo autorizzati a ritenerlo una potenza divina. Ora sembra, e lo possiamo verificare tutti i giorni andando a Puttaparthi, che Sai Baba sia onnipotente, su questo non c'è dubbio, sia onnisciente, ed è dimostrato dai contatti avuti con i fisici, con i più grandi neurologi del mondo, Lindenberg, psichiatri, biologi, eccetera. E anche se non è possibile documentarlo in maniera rigorosa, sembra che abbia anche l'onnipresenza. Torniamo in studio, indubbiamente la suggestione di questo filmato è grande. Calandruccio, si è parlato molto di queste materializzazioni. Lei ne ha un'esperienza diretta? La mia non è un'esperienza diretta, è un'esperienza indiretta, è una lezione che io ho avuto, posso dire. Perché riguardo alle materializzazioni io avevo un atteggiamento quasi di disprezzo, di superiorità. Mi sembrava che fossero degli agganci di poco conto, insomma, no? E così, siccome la mia compagna aveva avuto una medaglina da bamba, bisogna dire che questa medaglietta lei l'aveva pensata così come poi Baba gliel'ha fatta, con gli stessi colori, con l'immagine di Baba da un lato
e nel retro con l'immagine di Shirdi di Baba, e ha avuto questa medaglina e io un po' la prendevo in giro. Ho capito. La seconda volta che siamo andati giù insieme, il mio atteggiamento era quello ironico nei confronti di queste cose, e mi è capitato di trovare per terra intatta una medaglina di quelle che materializza Baba. Così, eccola qui, l'ho raccolta e pensavo che fosse una di quelle medagliette che vendono fuori. L'ho messa in tasca e poi l'ho fatta vedere alla mia compagna. Guarda, ho trovato questa medaglietta per terra, e lei ha cominciato a fare dei salti di gioia perché ha riconosciuto il materiale, il metallo di cui è fatta questa medaglietta, la forma. Io non credevo, dico, ma guarda, no, l'avrà perduta qualcuno in ogni caso. No, Baba l'ha fatta a te perché ha risposto al tuo atteggiamento così ironico, di sfida. Adesso glielo chiedo io. Noti che era la festa di Natale, quindi c'erano qualche cosa come 50.000 persone dentro l'ashram. Dico, ma come fai a contattare Baba in questa confusione? Non ti preoccupare, adesso Baba... Scusi, il Natale del 25 dicembre? Sì, 25 dicembre. Beh, lei entra dentro un capannone che contiene 10.000 persone, il Purnachandra, e si mette seduta con fede aspettando che Baba desse una risposta a questo fenomeno. Entra Baba in questo capannone, va direttamente da lei, lei porge sta medaglietta e dice, Swami, l'abbiamo trovato, io ci so tutto, lo so. Ed è, gliel'ha benedetta, gli ha detto, ecco, dalla a chi sai tu, io la porto al collo come una lezione, diciamo. Volevo chiedere una cosa, una cosa mi ha colpito in questo filmato. Siamo in India e Baba parla di abolizione delle caste. Sì. Questa cosa sconvolgente, rivoluzionaria in un certo senso. Beh, Baba dice, esiste una sola casta, la casta dell'umanità. Esiste una sola religione, la religione dell'amore. Esiste un solo Dio ed è onnipresente. Quindi questo è in linea con il suo discorso ecumenico per quanto riguarda la religione, ma anche di fratellanza universale. Senta, sì. Le faccio una precisa domanda. Noi televisivamente scegliamo spesso l'aneddoto, sì. Un aneddoto che sia ovviamente significativo. Sì. Lei mi ha raccontato l'aneddoto della pioggia. Sì. Ecco, la prego di sinteticamente di dirlo ai telespettatori perché mi sembra particolare. Sì, io le avevo detto precedentemente, al di là della trasmissione, che il mio atteggiamento nei confronti del maestro di Baba è stato un po' un braccio di ferro. Stavo in posizione di osservatore, stavo alla finestra, posizione critica. Un giorno mi trovavo di luglio, di luglio c'erano i monsoni. Baba abita in una stanzetta all'interno del mandir del tempio, noi eravamo all'esterno del mandir, c'è uno spiazzo antistante il mandir allo scoperto, e pioveva a dirotto, una pioggia come quelle proprio indiane, non si vedeva a 3 metri, era fittissimo. Io sapevo che lui, sapevamo tutti, che lui doveva uscire, attraversare questo spiazzo antistante il mandir, percorrere circa 100 metri perché doveva andare a inaugurare un'aula scolastica. Di fronte l'avevano addobbata, si vedevano i fiori, le luci da sotto dove stavamo noi, bagnati fino al midollo, aspettavamo che uscisse. Nella mia mente si è posto il problema, adesso come farà? Lo andranno a prendere con l'ombrello? No, diventa grottesco, perché questa dignità sotto l'ombrello diventa grottesco. Andranno con la macchina per fargli fare 50 metri? Assurdo. Lui esce e mi sono reso conto che il problema era soltanto mio. Esce con la solita quiete, con quel passo che lui ha, regale, pieno di pace, emana pace, forza, attraversa questa tettoia, diciamo, al coperto, che saranno 4 metri, e pioveva a dirotto, mette il piede fuori nello spiazzo antistante il mandir, di colpo smette di piovere. Lui non ha neanche guardato per aria, pioveva, non era un problema. Lui è uscito, ha smesso di piovere, ha attraversato, eravamo 2.000 persone lì davanti a vedere questo, non era una cosa mia, ha attraversato questo spiazzo e non pioveva, ha rimesso piede dall'altra parte, sotto al coperto, ha ripreso a piovere.
il mio pensiero è stato: è una coincidenza, non è possibile. È andato su, è rimasto per circa 20 minuti all'interno di quest'aula per l'inaugurazione, ha ripreso a piovere, ha piovuto per tutti questi 20 minuti che lui è stato su. È ritornato, appena rimesso piede fuori, ha smesso di piovere, ha attraversato questo spiazzo e non pioveva. Quando è rientrato di nuovo allo scoperto, ha ripreso a piovere. Quindi, quattro volte nell'arco di 20 minuti io a questo punto mi sono arreso. No, forse è una coincidenza, ma è ben strano. È ben grazie, strano. Grazie. Sì. Ciccarelli, anche lei è stato protagonista di qualcosa di particolare. Sì, io posso citare due casi. Uno che potrei chiamare indiretto e uno diretto. Quello diretto è il più importante, ma desidero puntualizzare anche quello indiretto. Premetto che tutti i devoti che vanno da Sai Baba hanno l'abitudine di chiedere qualche cosa. Alcuni hanno delle suppliche, consegnano delle lettere che Sai Baba ritira e molti aspirano all'intervista con Sai Baba. È vero, perché è il massimo che si possa avere. Io ero in prima fila, avevo avuto questa fortuna, Baba mi è passato vicino ed io gli ho chiesto una spiritual interview, un'intervista spirituale, cioè io non chiedevo niente di guarigioni, di cose personali, eccetera. Lui mi ha fissato intensamente e poi mi ha detto wait, è una parola che Baba significa in inglese, significa aspetta, è una parola che Baba adopera di sovente verso tutti i fedeli che gli chiedono una qualche cosa. Allora io ho pensato, devo aspettare, allora voglio scrivere una lettera anch'io. Loro ho scritto una mia richiesta su una lettera e il giorno successivo ero in fila, in seconda fila, fra due indiani. Quando Baba è venuto dritto verso di me, perché io ero in seconda fila, ma ero il primo, perché stavo in mezzo a tutte e due. E avevo questa lettera in mano, un foglio di carta piegato così, non era neanche chiuso nella busta, semplicemente così. Baba è venuto direttamente da me e ha preso la mia lettera. L'indiano che era a fianco a me a un certo momento gli ha detto dammi della Vibhuti. Baba si è fermato e con il suo gesto della mano ha materializzato questa Vibhuti che ha dato a lui, cioè che io credevo che fosse Vibhuti. Allora io che ero lì ho toccato questo indiano che era a fianco a me e con la parola che è il saluto che si adopera a norma, che tutti i devoti adoperano, ho detto Sai Ram. L'indiano si è voltato verso di me e mi ha dato una parte di quella Vibhuti. Io ero con le mani così, non era Vibhuti, era l'Amrita. Baba aveva materializzato l'Amrita, che è una specie di ambrosia, è un nettare dolcissimo che quando io l'ho poggiato sulla mia lingua, ecco, in quel momento io ho avuto esattamente la visione del divino. Qualcuno mi potrà dire che può essere un fenomeno di suggestione, di tante altre cose, di paranormale, eccetera. Io dico il fatto. È stata in me la visione del divino. Successivamente io a Baba... Scusi, mi chiede Calandrucci... No, no, per carità, finisca. Volevo dire una cosa dopo che ha finito. Ecco. Successivamente io ho insistito con Baba per avere l'intervista spirituale. E lui mi ha detto, ancora una volta, aspetta, pratica... meditazione in solitudine e silenzio e poi è andato via. Poi dopo le dirò come si è verificata la solitudine e il silenzio e che cosa è successo nella meditazione. D'accordo. Che cosa voleva aggiungere? Ecco, volevo dire a proposito della Vibhuti e dell'Amrita, il valore simbolico che hanno queste due materializzazioni. È diverso. Di Baba. È simile. La Vibhuti è una cenere ed è il simbolo dell'immutabile, il simbolo dell'eterno. Noi siamo nella manifestazione, nello spazio-tempo, nel moto, quindi nella mutazione. C'è un substrato sottostante che è l'assoluto, che è immutabile. Questa Vibhuti simboleggia l'immutabile ed è una cenere proprio per questo. Proprio perché la cenere non è più soggetta a mutamento. Senta, nel racconto del dottor Ciccarelli mi è sembrato che avesse il racconto avesse questo senso. Lei credeva che fosse Vibhuti, ha constatato che era Amrita con soddisfazione. Certo. Ho colto? Certo.
Perché? Io credevo perché normalmente Baba materializza la Vibhuti, che è questa cenere sacra. Quindi ha trovato bene, che... Quindi quando lui ha fatto quel gesto, siccome io non avevo la visione... Io pensavo che fosse Vibhuti, ma quando mi è stata data era Amrita. Ma solo stupore? Solo stupore o ha ritenuto che questa materializzazione... Aveva un significato particolare. D'accordo. Amrita è l'immortalità. Benissimo. Senta, Rosati, parliamo proprio di Vibhuti. Su questo settimanale si dice che lei ha portato la Vibhuti all'Università di Parma, l'ha fatta analizzare. Sì. L'Istituto di Chimica dell'Università di Parma l'ha analizzata ed è emerso che è soltanto cenere, quindi 80% di carbonato di potassio, aromi naturali, sostanze amorfe non decifrabili, e non è stato nemmeno possibile rilevare un'energia particolare. Abbiamo fatto esperimenti con fisici dei solidi e non si nota niente di particolare. Nonostante questo, la Vibhuti possiede delle virtù terapeutiche: consola gli afflitti, ha potere anestetico, potere cicatrizzante, agisce sulle malattie organiche. Adesso a questo punto noi potremmo chiederci: agisce per effetto placebo o ha in sé una vera virtù terapeutica? Difficile dirlo, perché sappiamo che l'ipnosi, l'agopuntura, la stessa imposizione delle mani da parte dei guaritori determina nel cervello la comparsa, l'aumento di certi mediatori chimici come le endorfine, le quali vanno a creare un senso di benessere nell'organismo, per cui si creano le condizioni ottimali per arrivare poi a raggiungere un certo equilibrio perduto. Ma chiaramente funziona, nonostante che apparentemente non abbia alcuna proprietà obiettivabile. Senta, lei ha materializzazione? Sì. Quando sono entrato in un'intervista di gruppo, Sai Baba mi ha chiesto che cosa volevo. Io ho chiesto la consapevolezza, la conoscenza, quella che si chiama normalmente autorealizzazione. Allora Sai Baba ha ruotato la mano e lì a 2 centimetri è comparso quest'anello che per un attimo ha sfidato la forza di gravità. L'ho afferrato, me lo ha infilato al dito, calza perfettamente nonostante abbia delle nocche grosse. Poi mi ha chiamato all'interno del salotto, dove mi ha dato delle indicazioni ben precise. Vorrei chiederle una cosa, dottore, molto interessante a mio giudizio. Ci sono molte cose, molte analogie con la religione che noi conosciamo, noi occidentali, noi cattolici conosciamo, ma ci sono anche delle cose che lasciano un po' perplesso. Il cristianesimo, per esempio, promette una vita ultraterrena. Non mi sembra che nel messaggio di Sai Baba ci sia questo. Che cosa accade dopo la morte? Se ho ben capito, reincarnazione. E se ho capito ancora meglio, sempre dal suo punto di vista, mi pare che siano stati avanzati degli studi, certo, per cui per verificare quanto sia vero, attraverso l'ipnosi, per verificare quanto sia vera la reincarnazione. Ecco, il messaggio, lo scopo della venuta di Baba è quello di risvegliare la divinità nell'uomo al punto tale da liberarlo dalla ruota delle rinascite. Questo ritornare nella nostra vita tridimensionale. Perché? Perché se non riusciamo a risvegliare questa divinità, secondo questi concetti filosofici, siamo costretti a rivivere una vita in un ambiente particolare, in condizioni sociali, economiche, psicologiche particolari, in rapporto sempre al comportamento che abbiamo avuto nelle vite precedenti. Bene, per stabilire se la reincarnazione è un mito o una realtà, per 12 anni abbiamo fatto esperimenti di regressione ipnotica e così siamo riusciti a mettere in evidenza che la nostra psiche riesce effettivamente a regredire nel tempo, riportando a galla delle storie reali, gente che parla lingue che normalmente non conosce, descrive ambienti geografici e politici nei minimi termini pur non avendo la cultura per farlo. Però alla fine, anche se io credo fermamente nella reincarnazione per mille motivi, devo dire che da un punto di vista scientifico non è possibile dire che possediamo oggi delle prove che la reincarnazione sia una realtà. Perché? Perché esistono sempre delle spiegazioni psicanalitiche, paranormali o legate alla memoria razziale, per cui il mistero rimane e penso che sarà sempre soltanto un atto di fede. Grazie. Posso aggiungere una cosa? Certo, a proposito, certo, della, brevemente. Della reincarnazione. Brevemente. Cioè, bisogna specificare, quando si parla di reincarnazione, che non è l'individuo, la personalità
che si rincarna, ma è quello che gli orientali chiamano il jiva, cioè è l'anima incarnata, la quale in una certa esistenza fa determinate esperienze che poi assorbe in un codice, in un DNA che si deve risolvere in un'altra incarnazione, se non è risolto. Diciamo, parliamo di contenuti psicologici, se vogliamo, non risolti, che pulsano per essere risolti e costringono questo jiva a precipitare di nuovo, a costruire una forma fisica per risolvere questo problema. Allo stesso modo. Scusi, alla soluzione di questo problema? Alla soluzione di questo problema? Alla fine, quando noi avremo risolto i nostri problemi, non ci rincarneremo più, ci stabiliremo nell'eterno. Questo è il ciclo, cioè la fine del samsara, del ciclo delle nascite e delle morti. In un'esistenza terrena o ultraterrena? Ma io credo, no, non è detto questo. L'esistenza è solo ultraterrena. Essere, noi siamo in quanto abbiamo questa anima dentro. Va bene, volevo chiedere proprio a lei, Polenghi, un altro aspetto che mi ha incuriosito dal filmato, Baba vegetariano. Sì, mi sembra che Gesù dica, non è importante quello che entra, ma quello che esce, no? Mi sembra. Ma per fare uscire date cose da noi è meglio che entrino certe cose. Quando noi mangiamo la carne, noi mangiamo le qualità della carne, la passionalità, l'attività, certi aspetti. La cadaverina è un altro aspetto, perché quando l'animale che vive, per vivere, ha dentro una parte di sostanza divina anche lui, e poi quando noi uccidiamo l'animale va nel terrore e si avvelena praticamente e noi mangiamo quello. Pertanto se noi vogliamo fare una vita spirituale, è meglio che non mangiamo carne, è meglio che mangiamo dei cibi puri, cioè che non contengono certi ingredienti eccitanti. Senta, prima lei aveva riassunto il messaggio di Baba in alcuni certo. punti, mi sembra interessante. Io direi che il messaggio principale di Baba è la sua vita. Sai Baba dice: la mia vita è il mio messaggio. Ora, se noi esaminiamo qual è la vita di Sai Baba, è una cosa meravigliosa, perché la vita di Sai Baba è servizio, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, su scala mondiale, con miracoli, trasformazioni, guarigioni, materializzazioni, educazione, scuole, complessi scolastici, opere sociali, ospedali, opere umanitarie. Questo è quello che Baba fa e lui desidera che noi seguiamo questo esempio, che noi facciamo le stesse cose. Poi Baba fa discorsi molto complessi, molto validi, sempre ben comprensibili, ma lui ogni tanto sommarizza, sintetizza tutto questo, e le più belle sintesi sono molto semplici, sono fantastiche. Pensa bene, vedi bene, senti bene, parla bene, agisci bene, questa è la via a Dio. Poi controlla i tuoi pensieri, le tue parole, le tue azioni, il tuo cuore, il tuo carattere. Inizia il giorno con amore, trascorri il giorno in amore, finisci il giorno in amore. Come Mimmo ha detto prima, c'è una sola casta, la casta dell'umanità, c'è una sola lingua, la lingua del cuore, una sola religione, la religione dell'amore, un solo Dio ed è onnipresente. E l'ultima ancora più bella è: la vita è un canto, cantatela. La vita è un gioco, giocatela. La vita è una sfida, accettatela. La vita è un sacrificio, affrontatelo. La vita è amore, gioita. Senta, può mostrare anche lei alla telecamera la materializzazione, credi? Volevo, a proposito di questa giocosità, d'altra parte è confermata anche dal filmato, chiedere alla signora Foresto un aneddoto che mi pare illustri questo umorismo proprio nel senso della giocosità. Sì, infatti il maestro a volte si comporta con un atteggiamento scherzoso, come un bambino. Io ricordo un episodio che mi ha colpita particolarmente. Alcuni cineasti americani volevano girare un filmato durante un darshan di Sai Baba, e Sai Baba aveva detto di no, stranamente non aveva dato il suo permesso, e questi avevano insistito e lui aveva detto va bene, giratelo pure. Finito il darshan, il maestro si stava dirigendo verso il tempio e i cineasti andavano dietro a lui con le camere per riprenderlo di spalle.
All'improvviso Sai Baba si gira, materializza velocemente alcune mele e le lancia sui cineasti. Questi ridendo, e questi sono rimasti talmente sbalorditi, talmente, non lo so, sorpresi, hanno filmato questo appunto, questo episodio, questa scenetta, io direi scenetta, e poi sono rimasti così esterrefatti. E poi dopo noi abbiamo riso perché sapevamo che il maestro faceva spesso queste cose. Certo, grazie. Signora Chezzi, il suo racconto, il suo aneddoto. Dunque, la sua materializzazione, forse ne abbiamo parlato. No, a me non ha materializzato niente, solo allora, la vibuti. Ecco il suo aneddoto. Ecco, il mio aneddoto, cioè posso parlarvi di un episodio di una signora di Venezia, malata di tumore, un tumore al seno con metastasi polmonari. Era la madre di un medico, per cui era curata in modo particolare, seguita anche da suo figlio. La signora aveva sentito parlare di Sai Baba, e ha deciso di curarsi con la vibuti. Ha rifiutato qualsiasi altra medicina, qualsiasi altro intervento medico dopo l'intervento, e si è curata con la vibuti. Dopo poco è guarita, cioè al successivo controllo non risultavano più metastasi nelle lastre effettuate. La signora naturalmente era contentissima, tutta la famiglia era coinvolta, sono state ripetute più lastre e non c'erano più metastasi. A questo punto la signora è partita per l'India per ringraziare Sai Baba di questo. Quando è arrivata in India è stata ricevuta da Sai Baba, che ha dimostrato di riconoscerla per la signora che lui stesso aveva aiutato. L'ha ricevuta e durante il colloquio l'ha pregata di togliere dalla sua borsa una corona che la signora portava sempre con sé, una coroncina molto stretta, e ha chiesto alla signora di infilarla al collo. La signora era un pochino preoccupata perché la corona era molto stretta e non era mai riuscita a farla passare dalla testa, però sotto invito di Swami l'ha infilata e con grande meraviglia ha scoperto che entrava questa volta e l'ha potuta infilare al collo. Per lei questa corona è diventata molto cara, continua ancora il mio racconto, per lei era diventata una cosa molto cara e la portava sempre con sé, e la legava alla maglietta. Continuamente questa signora fa dei controlli per controllare l'evoluzione della sua malattia e ultimamente è andata a rifare le lastre. Come ogni persona che fa le lastre, si è spogliata di tutto e ha appoggiato tutto all'attaccapanni dell'ambulatorio. È entrata per la radiografia e il medico le ha chiesto gentilmente di togliere la medaglietta che continuava a tenere al collo. La signora ha ribadito che non aveva nessuna medaglietta con nessuna immagine al collo, ma che la sua medaglietta era appesa all'attaccapanni con i suoi abiti. Il medico, un po' seccato, è uscito per andare a controllare di persona. In realtà dalle lastre si vedeva l'immagine di Swami, dove lei regolarmente porta la medaglietta, ma non aveva al collo nessuna medaglietta. Grazie. Signora. Anch'io racconto un fatto particolare, non è una materializzazione. Questo nostro amico, un ex gesuita che poi si è sposato, perde il figlio a 18 anni, disperato. Viene da noi a Milano, non riusciamo a convincerlo di venire da Swami, fino a che a un certo punto decide di venire, parte con noi, arriviamo a Puttaparthi. Ma Swami non ci riceve, anzi riceve solo me, il giorno che ha materializzato questo mio rosario. E questo signore scettico lo guarda e dice: no, è fatto dall'uomo, c'è la forma dello stampo. Era molto scettico, però decide di rimanere a Puttaparthi fin quando Swami lo riceve. Dopo un mese e mezzo lo riceve e quando entra in interview Swami per prima cosa gli dice: chi era tuo figlio prima che nascesse? Non ti preoccupare, tuo figlio ora è nella luce e nella pace con me, non ti devi più preoccupare. E lui fa vedere a Swami la fotografia, Swami la tocca e poi gliela ridà. Quando esce dall'intervista, tutti si attornano a lui a chiedere chi era questo figlio che oramai è un santo. E lui mostra la fotografia. Sul collo del ragazzo era impressa l'effigie di Swami, all'età del ragazzo, 18 anni. Ma il fenomeno ancora più sorprendente è che a Bari, su tutte le fotografie, compresa quella in parrocchia dove lui aveva donato una sala, riportavano l'effigie di Sai Baba sul collo del ragazzo. Questo fenomeno non poteva essere spiegato da questo, diciamo, scienziato che dubitava delle materializzazioni. Grazie signora. A questo punto siamo sulla conclusione, sul viale d'arrivo, ma ci interessa far vedere un filmato che il dottor Rosati ci ha portato.
proiettato il quale vi darò modo di partecipare ad un ultimo passaggio conclusivo. Prego la regia di mandarlo in onda. Quando sul pianeta scendono le ali gigantesche del Kali Yuga, l'era delle tenebre, l'umanità sprofonda nella corruzione. E corruzione vuol dire maldicenza, avidità, violenza. Ma nel 1926 una scintilla lacerava la lunga notte del Kali Yuga. Quella scintilla è diventata un incendio che avvolge nelle sue spire tutti gli uomini di buona volontà. Quella scintilla è il nuovo Cristo e il suo nome è Sai Baba. Disse un giorno Gesù a Giovanni: colui che verrà dopo di me vi rivelerà le grandi verità. La lunga tunica color della fiamma scivola sulle sabbie dell'Apocalisse di Giovanni, mentre la mano del miracolo si posa sulle profezie del profeta dell'Islam. Il padre discende tra i suoi figli più diseredati, porta con sé soltanto una corona di capelli e una mano che può compiere qualsiasi miracolo al di là del tempo e dello spazio, al di là della nostra scienza e della nostra immaginazione. 2000 anni fa, un uomo a nome Gesù comparve in Palestina e dichiarò di essere il Messia, il messaggero di Dio. Per dimostrare che i suoi poteri provenivano da Dio, si propose alle genti con il miracolo della moltiplicazione dei pani, della trasformazione dell'acqua in vino, con le guarigioni istantanee e con la rianimazione del cadavere di Lazzaro. I poteri dei profeti e dei Messia, dice Maometto, sono limitati. Così Zoroastro viene assassinato, Gesù viene crocifisso e il profeta Bab viene fucilato sulla pubblica piazza. Alcuni discepoli di Gesù, Giovanni e Matteo, annunciarono una nuova discesa del Cristo, il condottiero e redentore dotato di tutti i poteri divini. Oggi quelle profezie si sono concretizzate nel villaggio di Puttaparthi, il villaggio più povero dell'India. Da Betlemme a Puttaparthi, un filo sotterraneo unisce due eventi di portata universale. Voi mi avete chiamato e io sono venuto, dice Sai Baba, e verrò ogni volta che mi chiamerete per portare soccorso ai giusti. Voi tutti siete miei come io sono vostro. I ricercatori della verità riconosceranno la mia essenza e non saranno più soli. Le genti di tutte le religioni accorrono a Puttaparthi, in questo Vaticano della nuova era, per adorare colui che non ha principio. La sua mano destra elargisce doni, la sua psiche corre in soccorso al devoto in pericolo e il suo cuore avviluppa di un amore mai sperimentato. Il saggio si immerge nella sua luce e il ricercatore trova conforto alla sua ricerca. La fame viene saziata, la sete soddisfatta e il cuore vibra e si confonde con il suono primordiale della creazione. Soltanto l'essere umano e nessun altro, dichiara Sai Baba, può comprendere Dio in forma umana. Dio scende tra di voi per rendersi disponibile a tutti e riversare amore su tutti. Dio si trova in tutte le creature, dal più piccolo atomo alla stella più grande, sotto forma di una potente energia. Soltanto l'uomo ha la capacità di riconoscere questo potere, ma nessuno è in grado di conoscerne la natura nella sua pienezza e tutte le speculazioni sul divino sono frutto della più pura fantasia. L'uomo può concepire Dio soltanto sotto una forma umana. Non potrà mai concepirlo in termini trascendenti fino al momento in cui egli stesso non trascenderà la sua umanità. Dio è presente nell'uomo come la fragranza in un fiore, il fuoco nella legna, l'olio nel sesamo. Dio non può fornire all'uomo altra visione del divino all'infuori di quella rappresentata dall'Avatar. Gesù affermava: il regno dei cieli è dentro di voi, scoprite voi stessi
e scoprirete Dio. In quel momento smuoverete persino le montagne. Sai Baba dichiara: tu sei Dio e non lo sai ancora. Realizza il tuo sé interiore e farai ciò che io faccio. Quando la spiritualità crolla, diceva il Buddha, i grandi maestri illuminati compaiono per rimetterci a galla. All'interno di ogni religione vengono custodite delle verità che oggi sono liberamente insegnate da Sai Baba. Gli esoteristi cristiani e i sufi musulmani non hanno avuto la forza di far emergere quelle verità che Gesù chiamava i misteri maggiori. La facciata delle religioni è stata così costruita con quell'insegnamento che i primi padri della Chiesa chiamavano l'insegnamento riservato agli ignoranti. Gesù parlava per parabole perché gli stolti non avrebbero compreso le verità cosmiche che egli insegnava invece ai ricercatori e agli iniziati. Colui che non si accontenterà di queste storie, sosteneva Gesù, busserà alla nostra porta e noi lo faremo passare per la porta stretta e gli riveleremo i misteri del regno. Col tempo, le chiese hanno perduto i maestri, custodi delle verità cosmiche, e ciò che è rimasto è quello che Origene, Valentino e Clemente di Alessandria chiamano le storie irragionevoli destinate all'uomo della strada. I messia e i profeti del passato non erano in grado di rivelare i grandi misteri all'intera umanità, così sceglievano gli intellettuali, coloro che già avevano una certa visione interiore, lasciando ancora una volta l'uomo della strada nel buio dell'ignoranza. Gli esoteristi cristiani, i gnostici, i sufi musulmani hanno cercato di far sopravvivere quelle grandi verità in attesa dell'avvento del grande condottiero profetizzato da Gesù, da Maometto e da Baba. Le ali del Kali Yuga si sollevano per farci intravedere lo splendore dell'era dell'oro. Il Cristo ora è tra noi. Torniamo in studio per una conclusione finale. Vorrei invertire l'ordine degli interventi e vorrei chiedere alla signora Foresto un ultimo commento. Prego. Quando sono andata in India pensavo che forse non ci sarei più tornata, perché l'impatto col maestro era stato così forte, ritenevo potesse quindi bastarmi per sempre. E adesso invece, da alcuni mesi, ho risentito questo desiderio molto grande di tornarci e spero di realizzare questo sogno e di andarci l'anno prossimo. Grazie. Questo è il mio desiderio. Grazie. Lei tornerà, signora? Penso di sì, credo di andare a gennaio. Per me è stata un'esperienza molto bella, direi proprio la più bella della mia vita. Come ho già detto prima, non sento indispensabile il mio ritorno a Puttaparthi. Comunque mi fa sempre molto piacere. Grazie. Signora Polenghi. Io ho la fortuna di partire il 27 di luglio, se Swami permette. E avrò la gioia, penso, di portare anche mia figlia, che non è mai venuta. E quindi per me è una grossa cosa, se riesco. Grazie. Calandruccio, un suo commento alla nostra trasmissione, anche se, diciamolo subito, sentiamo di non aver detto tutto, sentiamo che il personaggio è complesso, ma ci ripromettiamo di farlo, se possibile, con più attenzione e con più rispetto. Beh, abbiamo fatto una buona carrellata, diciamo così. Abbiamo visto tanti aspetti, abbiamo visto qual è il rapporto, l'impatto con questa realtà, che cosa rappresenta Baba. Forse non abbiamo sottolineato troppo qual è alla fine il discorso finale a cui ci riconduce il maestro. Quando siamo a quattro occhi di fronte a lui, una volta che l'abbiamo già assunto come freccia di indicazione, come maestro, se vogliamo, alla fine lui ci riconduce a noi stessi. Lui dice: il discepolo e il maestro sono entrambi in voi, l'ignoranza e il discepolo che è in voi, la sapienza e il maestro che è in voi. Questo è tutto.
Grazie. Lei tornerà? Senz'altro. Quando? A gennaio. Benissimo. Io ho interrotto il suo racconto più significativo. Lei può riassumerlo in un minuto. Io ho accennato già prima che Swami, alla mia richiesta della intervista spirituale, mi ha detto: aspetta, pratica meditazione in solitudine e silenzio. Questo è avvenuto dopo un mese che io ero lì all'ashram. Io sono arrivato il 2 gennaio, il 22 febbraio Sai Baba si è trasferito dall'ashram di Puttaparthi in un altro ashram che è vicino Bangalore, a Whitefield. E in questi casi tutti i devoti si trasferiscono e seguono Baba. Praticamente nell'ashram di Puttaparthi sono rimasto io solo. Non ho voluto seguire Baba, sono rimasto in silenzio e in meditazione. Ci sono stati dei giorni in cui io non ho pronunciato una sola parola. Io effettuavo la mia meditazione e durante, nel corso di una di queste meditazioni, Baba si è presentato da me e mi ha parlato. Allora io mi rendo perfettamente conto che qualcuno potrà certamente obiettare che è stato uno stato di meditazione, di estasi, di sogno, eccetera. Non discuto le obiezioni, dico il fatto. E alle domande precise che io avevo rivolto a Baba, sia dal punto di vista spirituale che alcune strettamente individualizzate e personali, Baba mi ha risposto di persona in quel momento: tu avrai la mia risposta con i miei pensieri. Il giorno dopo io sono rimasto molto turbato perché non sapevo, pensavo di aver capito male l'inglese, che non capisco molto bene, eccetera. Però devo fare una precisazione, che nel viale principale dell'ashram c'è una lavagna dove, quando Baba è presente nell'ashram, un devoto vi scrive i pensieri del giorno. Baba ogni giorno ha un pensiero che tratta un certo argomento e che i devoti leggono. Quando lui è assente da Prasanthi Nilayam, questi pensieri vengono trascritti un giorno sì e un giorno no. Orbene, io il terzo giorno, cioè la terza volta, leggendo uno di quei pensieri, io ho trovato esattamente la risposta alle domande che io avevo posto e che solamente a me potevano riferirsi. Dopo 10 giorni ho trovato su di un altro pensiero la risposta definitiva all'ultimo quesito. Dopodiché io sono partito. Questo voi potete metterlo da sotto l'aspetto paranormale, lo si può considerare, io lo metto sotto l'aspetto del divino, perché è un fatto reale ed accaduto. Quando partirà ancora? Io ritornerò, me lo consento di dire, da Sai Baba, perché da Sai Baba ho ritrovato in essenza ed in sostanza ciò che secoli di imposizioni sacerdotali, di dogmi che dividono, hanno offuscato, e che generazioni e generazioni di folle disinformate ed ignoranti hanno coperto sotto un mucchio di riti, di credenze e di superstizioni. Grazie. Il 1° gennaio io parto da Pescara e verranno con me degli adepti per la prima volta che hanno sentito quello che Baba in pratica ha detto a noi: siate i fari quando voi ritornerete nella vostra vita normale. Grazie, lo sai. Quando ci si trova di fronte a Sai Baba si ha l'impressione di essere di fronte alla parte più bella, più buona, più esaltante di se stessi. Ora è chiaro che Dio è un'esperienza personale, però sapere che esiste una potenza divina che è scesa qui per noi non può non incuriosire. Io vorrei dire che il problema più grande è capire chi siamo noi, da dove veniamo, dove andiamo, cosa facciamo qui. E Sai Baba ci dà una risposta: Dio è in noi, noi siamo Dio, lo scopo della vita è scoprire questo. Io ora vorrei domandare ai telescoltatori che ci stanno ascoltando: che effetto fa scoprire questo fatto, cioè capire chi noi siamo veramente? Cioè, io non sono Francesco Polenghi, ma sono un'anima
quest'anima è una scintilla di Dio e queste scintille di Dio sono tutte uguali. Forse questo fatto può sviluppare delle paure, può essere il più grande ostacolo verso dei passi, verso un'apertura a Dio. Grazie. Concludo la trasmissione. Ricordo che la signora Raggi, una devota che non conosco, telefonando mi ha detto una frase molto suggestiva. Ha spiegato che per lei questa è una rivoluzione culturale, una palingenesi, ha detto per me andare da Baba e tornare a casa. Da qualunque parte si interpreti Baba, il fenomeno è complesso, immenso, intimorisce. Torniamo a chiederci chi sia Sai Baba, se è possibile con più rispetto e con più attenzione. Ma sentiamo di doverci chiedere se conosciamo veramente il mondo e se conosciamo veramente noi stessi. Torneremo a parlare di Baba. Ringrazio i miei ospiti. Buonasera.